E allora, oggi parliamo della equazione di stato dei gas ideali. E allora, intanto cos'è un gas ideale? È un modello di gas che assomiglia ai gas veri, però ha una caratteristica più accentuata. Mentre le forze che agiscono fra le molecole e gli atomi del gas reale sono piccole, quindi c'è una piccola forza molto inferiore a quella che c'è nei liquidi che tiene unite le molecole, ma sostanzialmente sono quasi libere. Nel gas ideale le molecole risultano completamente libere, quindi l'unico momento in cui subiscono una forza fra di loro è quando sbattono o fra se stesso contro le pareti del contenitore. E allora, per studiare il gas ideale, noi utilizziamo tre grandezze fisiche: la pressione, che ricordiamo è il rapporto fra la forza e la superficie, è un'unità di è una grandezza fisica scalare e si misura in Pascal nel sistema internazionale, il volume, che è anch'esso una grandezza fisica scalare e si misura in metri cubi, e la temperatura assoluta o Kelvin, che si misura appunto in gradi Kelvin e si indica, allora, la pressione con P, il volume con V e la temperatura Kelvin con la T maiuscola. E allora, gli scienziati, dopo aver studiato il comportamento dei gas per diversi tempi, sono arrivati alla conclusione di scrivere un'unica legge che riassume tutte le caratteristiche del comportamento di un gas ideale, che è l'equazione di stato, che sarebbe questa: PV uguale N minuscolo R per T, dove appunto P è la pressione, V è il volume, T è la temperatura Kelvin, N è il numero di moli ed R è un numero, una costante. Il numero di moli, ricordiamoci, che è una maniera per contare quante molecole ci sono all'interno del nostro recipiente, quante molecole di gas, perché il numero totale di molecole, poi se lo dividiamo per il numero di Avogadro, 6 per 10 alla 23 molecole circa, ci dà appunto il numero di moli. Quindi il numero di moli serve per avere un numero più piccolo con cui lavorare, invece che parlare di miliardi, di miliardi, di miliardi di molecole, noi parliamo di numero di moli sapendo che in una mole già ci sono 10 alla 23, più di 10 alla 23 molecole in una singola mole. E allora, la cosa importante da vedere è che qui noi abbiamo PV uguale nRT, ok? Questa è l'equazione di stato in cui compare appunto la pressione, il volume e la temperatura. La stessa equazione di stato può essere scritta come PV sempre uguale N maiuscolo per KT. Cos'è questo N maiuscolo? Non è il numero di moli, ma è il numero di molecole, quindi questo sarà un numero spaventosamente grande, N maiuscolo. Miliardi di miliardi di miliardi sono le molecole. Chiaramente la costante K sarà un numero molto più piccolo a questo punto rispetto alla R. Quindi n è molto più piccolo di n maiuscolo, r è molto più grande di k maiuscolo, perché questo lato qua, essendo t la stessa, deve essere uguale a quest'altro lato qua. Ok? Questa equazione si chiama equazione di stato dei gas ideali. Come è stata ricavata questa equazione di stato dei gas ideali? È stata ricavata come si ricavano tutte le leggi fisiche, da leggi più semplici. Allora, noi abbiamo tre grandezze fisiche variabili: la pressione, il volume e la temperatura, se il numero delle molecole rimane sempre lo stesso. E allora loro hanno fatto, gli scienziati hanno detto, abbiamo queste tre grandezze, se le facciamo cambiare tutte e tre contemporaneamente, ovviamente è molto complicato lo studiare il sistema, quindi facciamo cambiare a due queste grandezze e una la teniamo ferma. La prima grandezza che è stata tenuta ferma è stata la temperatura. Allora, la prima trasformazione, quindi a temperatura costante, qui ho messo cosa rimane costante qua T, qua P e qua V, ok? Allora, nella prima, quella a sinistra, noi manteniamo la temperatura costante, T costante. Allora, se T è costante, la trasformazione a temperatura costante si chiama isoterma e facendo l'esperimento loro si sono accorti nell'isoterma che P per V è uguale costante, cioè il prodotto della pressione per il volume del gas in una trasformazione a temperatura costante è un prodotto costante. Quindi, siccome se un prodotto è costante, signore, le due grandezze sono inversamente proporzionali, possiamo anche dire, facendo il grafico pressione-volume, che ci spunta una
un'iperbole equilatera, che è il grafico della trasformazione della proporzionalità inversa, quindi pressione e volume risultano inversamente proporzionali. E questo è stato scoperto da uno scienziato che si chiama Boyle. Poi c'è stato un altro scienziato che si chiama Gay Lussac, il quale ha scoperto che cosa succedeva nelle altre due situazioni. Allora, abbiamo pressione, volume e temperatura. La temperatura fissa l'abbiamo mantenuta con Boyle. Allora, Gay Lussac ha visto cosa succedeva invece tenendo fissa prima la pressione e poi il volume, che sono le altre due grandezze. Allora, se la pressione è costante, come al centro, ok, la trasformazione si chiama isobara e si è accorto questo scienziato che nel caso di una isobara, cioè a pressione costante, il volume diviso la temperatura del gas, quindi il rapporto volume su temperatura, è una costante. Quando il volume diviso la temperatura, quindi quando abbiamo due grandezze fisiche, ma in questo caso il cui rapporto è costante, questo è un indice di proporzionalità diretta fra le due grandezze. Infatti possiamo vedere dal grafico, facendo un grafico volume-temperatura, che il grafico viene una retta, proporzionalità diretta, e esso corrisponde alla legge V su T uguale costante, che anch'essa ci indica una proporzionalità diretta fra volume e temperatura. Questa legge si chiama prima legge di Gay-Lussac. Cosa rimaneva ancora da vedere? Cosa succede nel gas quando abbiamo visto temperatura costante, abbiamo visto pressione costante, quando stavolta è il volume costante? Ok? Se il volume è costante, la trasformazione si dice isocora ed è stato scoperto ancora una volta da Gay-Lussac cosa succedeva. E allora, lui si accorse che se il volume è costante, quindi in una trasformazione isocora, come vedete qui, ok, V costante, isocora, P su T, quindi pressione su temperatura, è costante. Come poco fa, quando abbiamo un rapporto fra due grandezze che è costante, vuol dire che le due grandezze sono direttamente proporzionali. Quindi in una isocora, come ha scoperto Gay-Lussac, la pressione e la temperatura sono direttamente proporzionali. Quindi se in un gas teniamo il volume costante, pressione e temperatura crescono l'una a crescere l'altra in maniera direttamente proporzionale, e il grafico ancora una volta viene una retta passante per l'origine. Ok? E allora, abbiamo ricavato queste tre leggi separatamente, poi c'è stato qualcuno, il furbo di turno, che ha preso tutte e tre le leggi, le ha mescolate assieme e ha ottenuto un'unica legge. Quindi da queste tre si è arrivati all'equazione di stato, ovviamente non viceversa, cioè si parte dai casi più semplici e si passa a quello più complicato. Quindi da queste tre leggi si è tirata fuori l'equazione di stato dei gas, che ci dice che P per V uguale a nRT, oppure P per V uguale nKT. Chiaro? Questa formula non è altro che queste tre, Boyle e Gay-Lussac, messe assieme in un'unica formula. Fine.